Buon pomeriggio, cari bambini! Eccoci di nuovo all'appuntamento settimanale con la lettura della storia della nostra lumachina ribelle. Voglio salutare anche i bambini della seconda B che ho saputo dalla maestra Barbara stanno ascoltando a loro volta la storia della nostra amica lumachina. Allora, benvenuti nel gruppo. Facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Allora, che cosa era successo? Avevamo incontrato questa lumachina che discuteva con le sue amiche perché voleva scoprire il motivo della lentezza delle lumache. E dato che nessuna delle sue compagne la prendeva sul serio, aveva deciso di andare a chiedere informazioni ad altri animali saggi all'interno del bosco. Abbiamo visto che ha incontrato il gufo e poi l'abbiamo vista incontrare la tartaruga Memoria, che è stata la sua amica per ben due capitoli della nostra bellissima storia e che è un personaggio molto importante. Prima di tutto perché le ha raccontato del suo incontro con gli esseri umani, in particolar modo con i cuccioli di essere umano che siete proprio voi bambini. E le aveva poi raccontato di quello che stava succedendo al limitare del bosco, cioè queste strisce nere che avevano veramente spaventato la nostra lumachina ribelle. Ma la ragione più importante dell'amicizia con la tartaruga Memoria è stata quella che ha consentito alla nostra lumachina di ottenere finalmente il suo nome. La nostra lumachina è stata chiamata Ribelle, proprio dalla tartaruga Memoria. Verso la fine del quinto capitolo, la tartaruga Memoria però decide di prendere un'altra strada e la nostra lumachina Ribelle prosegue il suo cammino da sola. Andiamo a scoprire cosa succederà nel capitolo sesto della storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Durante il tragitto fino alla pianta di Calicanto, la lumaca si imbatté all'improvviso in alcune formiche che trasportavano minuscole goccioline di miele in formazione ordinata. Obbedendo alle regole rispettate da tutti gli esseri del prato, si fermò immediatamente, perché se avesse attraversato senza preavviso quella specie di sentiero, la sua scia umida le avrebbe disorientate. Formiche, devo attraversare il vostro sentiero per avvertire le mie compagne di un grande pericolo, sussurrò chinando la testa fin quasi a toccare terra. E si può sapere di che grande pericolo si tratta? Restare nei ranghi! Disse una formica un po' più vecchia delle altre, che non trasportava nulla e sorvegliava energica le portatrici. Allora la lumaca parlò degli esseri umani e di come avessero cominciato a coprire il bordo del prato con qualcosa di denso, più scuro di una notte senza stelle. Sembra molto grave. Ma io non posso decidere il da farsi. La mia funzione è guidare le portatrici del formicaio. Ho detto restare nei ranghi. Vieni con me e parla con la regina. La lumaca si avviò assieme alla formica, ma non riusciva a tenere il ritmo frenetico delle sue zampe e così rimase indietro e quando lentamente, molto lentamente, arrivò al formicaio, trovò ad attenderla la regina, circondata dal suo seguito. Accidenti, quanto ci hai messo! Non si fa aspettare una regina! La rimproverò la formica che l'aveva preceduta. La regina, però, le diede
diede ordine di tacere e si avvicinò alla lumaca. «È vero quello che dici? È vero che gli umani stanno coprendo il prato con un manto più scuro della terra profonda?» «Disgraziatamente per tutti noi è proprio così! Una tartaruga di nome Memoria mi ha portato fino ai confini dell'erba e l'ho visto con i miei occhi!» «Non è la prima volta che ci succede! Esodo!» ordinò la regina, e subito le formiche cominciarono a uscire dal formicaio trasportando pezzettini di foglie, gocce di miele, semi, gli alimenti che immagazzinavano nelle gallerie sotterranee. «Ringraziamo la tua lentezza, lumaca, perché se fossi stata veloce come il coniglio o avessi strisciato svelta come la serpe, non ci avresti visto e avvisato. Hai un nome?» «Mi chiamo Ribelle, è il nome che mi ha dato Memoria.» «Memoria, Ribelle, grazie», disse la regina, e al grido di «Esodo! Esodo!» si unì alla lunga fila di formiche che abbandonavano il formicaio. Prima che il sole accarezzasse il prato con i suoi ultimi raggi, la lumaca aveva avvertito del pericolo anche i bruchi, che una volta messi in guardia la ringraziarono per la sua lentezza, perché se fosse stata rapida come le lucertole e i grilli, non li avrebbe visti e allertati. La lumaca scorse gli scarabei abbandonare in fretta le tane e allontanarsi in formazione ordinata, sospingendo palline di cibo. Ribelle, la lumaca che ormai aveva un nome e iniziava a conoscere i motivi della sua lentezza, era esausta e decise di riposarsi un po' prima di proseguire il viaggio per avvisare le proprie compagne, che in quel momento, inconsapevoli del pericolo, dovevano essere tutte prese dall'abitudine di mangiare in gruppo sotto le foglie del calicanto. Prima di ritirarsi dentro il guscio, notò che molti esseri notturni del prato si erano messi in movimento. I lombrichi, timorosi del sole, strisciavano lasciando scie umide sull'erba. Le lucciole in fuga volavano bassissime per illuminare la marcia dei bruchi e le minuscole rane verdi dei prati saltavano gracidando in cerca di uno stagno. Ribelle cominciò a percepire il piacevole sopore della stanchezza, ma quando stava per addormentarsi sentì arrivare una vocina da un punto molto sotto l'erba. «Sei tu la lumaca di cui tanto si parla?» disse la voce. «Sì, e tu chi sei?» sussurrò Ribelle. Allora, vicinissimo a dove si trovava, il suolo si sollevò leggermente e l'erba lasciò spazio a un monticello di terra smossa da cui sbucò fuori una testa con il naso a punta. «Sono una talpa! Ci sono esseri che vivono in volo sopra il prato, altri a livello dell'erba e altri ancora sottoterra. È vero che gli umani copriranno tutto con uno strato di ghiaccio nero?» La lumaca rispose che purtroppo era proprio così. E la talpa, dopo aver ringraziato,
scomparve sotto il monticello per avvertire le sue compagne che avevano molto da scavare. Ribelle, la lumaca che ormai aveva un nome e conosceva sempre di più e sempre meglio i motivi della sua lentezza, si preparò di nuovo a dormire, ma non riuscì a conciliare il sonno perché nel guscio era assediata da troppe domande. E se le sue compagne non le avessero creduto? E se le sue compagne sotto le foglie di calicanto avessero preso il suo allarme come una nuova fastidiosa stravaganza, così come avevano preso il suo desiderio di avere un nome e di conoscere i motivi della lentezza? E nel caso in cui le avessero creduto, accettando la necessità di lasciare la loro casa, il paese del dente di leone, dove sarebbero andate? Cari bambini, con queste domande si conclude il capitolo sesto della nostra bellissima storia. Prima di salutarvi però voglio condividere con voi una notizia bellissima. Vi ricordate che la settimana scorsa vi avevo detto che il signore che ha scritto questa storia, Luis Sepúlveda, stava poco bene e vi avevo chiesto di unirvi a me nell'inviargli da lontano tutto il nostro affetto, tutti i nostri pensieri positivi, augurandogli una buona guarigione, eh? Allora, cari miei bambini, il signor Sepúlveda sta veramente meglio. Ci siamo riusciti. Siamo felicissimi, vero? Quindi, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buonissima giornata.